ed è stata presentata ieri in Camera di Commercio la società Explora per promuovere il territorio in vista di Expo 2015. Vediamo allora di che cosa si tratta. La Lombardia è molto impegnata in questa direzione, a sostegno di tutte le iniziative verso Expo, non solo in questo naturalmente, ma di questo stiamo parlando oggi. E abbiamo accettato di buon grado, su richiesta del Presidente Sangalli, di entrare direttamente nella società Explora per sostenerne le attività. La Regione, come sapete, ha la competenza in materia di turismo e noi riteniamo che questa la società sia uno strumento operativo adeguato, efficace, utile, proprio per sfruttare le nuove potenzialità che sono state illustrate e oggi anche le tecniche per far venire qui i portafogli con le gambe. E i turisti non sono solo questo, però ovviamente noi interessa anche questo aspetto. La Regione, diceva, è fortemente impegnata anche su altri fronti per Expo, non solo sulla valorizzazione dei territori, cosa assolutamente importante, ma per esempio per la realizzazione delle infrastrutture. Sul turismo abbiamo preso una serie di iniziative, l'ultima delle quali si chiama Lombardia Concreta, è una misura deliberata pochi giorni fa che mette a disposizione risorse per l'abbattimento dei tassi di interesse per il credito bancario e per un fondo per il sostegno alla garanzia che fanno leva per circa 100 milioni di euro. 100 milioni di euro che possono essere utilizzate dalle imprese del turismo a partire da marzo. Da marzo del prossimo anno si aprirà lo sportello per questa misura, da qui ad allora avrete modo di approfondire, di conoscere i meccanismi di questa nuova iniziativa approvata dalla Regione pochi giorni fa, appunto funzionale ad Expo, perché è un investimento, la messa a disposizione di risorse per il settore del turismo e dell'accoglienza finalizzati proprio ad Expo. Siamo attivi anche sul terreno delle infrastrutture. Fra pochi giorni, il 21 di dicembre, ci sarà un atto molto importante che è la firma della chiusura del closing finanziario per la TEM, la tangenziale esterna di Milano, che sarà realizzata entro Expo e consentirà, assieme alla Brebemi che entrerà in esercizio l'anno prossimo, unico caso credo finora in Italia, entrerà in esercizio prima del termine stabilito per l'entrata in esercizio. Per un'opera pubblica è una novità assoluta. Faremo questa firma con tutti i soggetti interessati, che ci consentirà anche, grazie all'impegno del Ministro Lupi, di non perdere il finanziamento stabilito dal Governo di 330 milioni. Sarebbe veramente un disastro se non riuscissimo a farlo e abbiamo lavorato intensamente. Pochi giorni prima di Natale, come regalo di Natale, riusciremo a fare anche questo. Stefano Bolognini, che è l'assessore al turismo della provincia di Milano, quindi anche la provincia di Milano è coinvolta nella promozione del territorio in vista di Expo. Oggi si presenta questa società Explora. Sì, assolutamente sì. Le province hanno proprio nelle proprie funzioni, nel DNA della storia, l'attività di promozione del territorio. Ce l'ha da qualche mese, da qualche settimana anche Explora, che è una nuova società creata per volontà e con intelligenza dal Presidente Maroni, che proprio ha questa finalità in vista di Expo, promuovere i territori. Sono molto contento, ieri ho avuto proprio un incontro col Professor Nocci, che è il Presidente di Explora, che ha bene a cuore e ha bene in mente quale sia anche l'importanza delle province nel coinvolgimento dei territori. Abbiamo anche avviato e sviluppato delle iniziative comuni, quindi tutti i territori, tutte le imprese, in realtà, che possono attrarre turismo e creare indotto fanno sistema per promuovere il territorio in vista di Expo e anche oltre. Il fatto che finalmente avvenga in modo coordinato darà valore aggiunto a tutta la nostra regione e che nel generale a tutto il paese. Cristiano De Vecchi, che è il commissario straordinario della provincia di Lodi, anche Lodi naturalmente sta cercando di promuovere il suo territorio in vista di Expo. C'è stato proprio un appuntamento recente in proposito. Sì, giovedì scorso abbiamo fatto un grandissimo appuntamento con tantissima gente come c'è oggi, in cui c'erano presenti anche il sottosegretario Martina del governo e il sottosegretario regionale
Fabrizio Sala della Regione Lombardia, in cui hanno apprezzato le offerte che il territorio, questo evento, questa manifestazione si chiamava Lodigiano per Expo, abbiamo presentato tutto quello che Lodigiano può offrire a Expo e penso che abbiamo lasciato il segno, nonostante la nostra sia una provincia piccola, è una provincia molto viva e soprattutto vivace e soprattutto vuole vivere da protagonista questo grande evento.